Primo riassunto delle giornate precedenti. Il riassunto noi conosciamo già tutto, perché quelli che mi seguono già sanno tutto, già sanno che qua hanno fatto un buco abusivo. Questo è il buco delle beffe, così dobbiamo chiamarlo. Tu ricordi tanti anni fa Amedeo Nazari, la cena delle beffe? La cena delle beffe, sì, e questo è il buco delle beffe, perché è un buco che sputa fumo, nessuno sa. Uno, chi ha fatto buco. Due, chi ha dato il permesso a fare il buco. Tre, che cosa c'è in questo fumo. E adesso non si sa neanche che fine deve fare, perché gli operai che sono entrati qua dentro ieri, che obiettivo avevano, che dovevano fare? No, comunque manca il fiato, ragazzi. Gli operai ieri era un'area sotto sequestro. Ma è stata sequestrata già? No, era stata chiusa. No. È stata chiusa. Noi abbiamo chiesto attraverso l'esposto alla procura che l'area fosse messa sotto sequestro e fosse valutata anche la possibilità di evacuare la zona, visto che a Fiumicino, con una cosa che sicuramente era infinitesimale rispetto a questa, hanno evacuato 20 famiglie, giustamente per il principio di precauzione. Qua si continua a tenere gente che lavora, cittadini che ci passano. Comunque manca il fiato, ragazzi, qua. È un mese che questa cosa fuma in questa maniera, da giù si vede un po' meglio. Dopo l'intervento sarà un caso che è aumentata tantissimo l'emissione. Ieri c'erano delle persone, abbiamo chiamato i vigili, sono venuti. Li hanno poi identificati e messi fuori. E è praticamente molto variabile la densità e l'intensità. Ha delle esplosioni ogni tanto, perché c'è una faglia molto. Chiaro che la componente acqua è importante, certo, è quella, però la, ci stanno tutti. Sì, ma non è perché l'odore brucia la gola, non è neanche non è nell'odore della solfatara. Ci abito respiro da anni, la stessa. È un'altra cosa. Non è la stessa. No. Assolutamente, ma scusate, ma il sindaco di Pozzuoli, che è stato così celere a dire no, chiudiamo immediatamente, poi che ha fatto? Un mese è passato, Ci parli, c'hai rapporti con Figliolia? Su WhatsApp l'ho messaggiato, cioè su Messenger, avvertendolo pure di questa cosa. Che c'era gente qui dentro, che stava facendo qualcosa. No, ma quelli stavano là perché bisogna ripristinare lo stato dei luoghi. Ho capito, ma per ripristinare lo stato dei luoghi chi deve chiamare un muratore? O bisogna fare prima uno studio? La stessa azienda che ha fatto un guai oggi viene e mi ripristina lo stato dei luoghi, è inconcepibile. Non puoi ripristinare, tanto più che sarà aperta un'indagine. E infatti deve essere proprio sigillato, chiuso. Quindi l'indagine. Il sindaco va a procedere in questa maniera. Mi dispiace che dobbiamo stare alla stessa barca, caro sindaco. E vai, ma lui sta in un'altra barca, secondo me. Questo. Cioè, lo dico io, sì, perché sì. Se all'inizio è stato così pronto a dire chiudiamo, facciamo una commissione, che poi insomma, non faccio neanche se la commissione. La procura deve fare pressione anche lui, visto che da Bravo. Di Pozzuoli ci hanno detto che non ne sapevano niente. Gerunda ha dichiarato che per lui questo pozzo è abusivo e permettete agli abusivi di rientrare. E questa è una domanda che. No, ma anche perché in genere quando si fa un balcone abusivo, una veranda abusiva, sei segnalato immediatamente. Qualunque cosa abusiva. Sì, ma non solo non deve permettere agli abusivi di rientrare, ma neanche lui nel momento in cui c'è un'inchiesta deve andare assolutamente, perché significa, ma significa anche mettere mano su delle prove che stanno qui e che potrebbero essere uno è quello di capire perché chi deve andare al pettore e questo lo sappiamo per quale motivo autorizzato da chi, per chi? Questo è un altro discorso. L'altro invece è la sicurezza dei cittadini, che sta per tutti quanti. Quindi istituire immediatamente una commissione fatta di esperti, di terzi soprattutto, esperti terzi. Vabbè ragazzi, ma questo non è compito nostro, nel senso che noi quando abbiamo tentato tutte le strade istituzionali abbiamo scoperto che l'assessore non sapeva niente, in GV non sapeva nulla, il sindaco non sapeva nulla, il progetto c'era ma nessuno sapeva nulla, adesso è la procura che deve fare quello che deve fare. Noi in questo momento dobbiamo soltanto spingere affinché la procura si muova e sono convintissima che la procura questo fa. Mi dispiace soltanto che arriviamo sempre in mano alla procura. La procura non ha ipotizzato un reato ben preciso, quindi per mettere i sigilli tu devi ipotizzare un reato. Perché i sigilli servono a evitare che uno possa contaminare visto quello che esce andrebbe almeno circoscritta l'aria. Ho capito, però anche la procura si è mossa in una maniera un po' ambigua, perché tu apri un'inchiesta senza ipotizzare i reati. Però questo non lo sappiamo, veramente, dovremmo chiedere veramente alla procura, perché questa cosa non lo sappiamo, però tramite il nostro avvocato che ha contatti, fortunatamente, che sta seguendo questa cosa, cerchiamo di capire anche a che punto stanno. Certo è, guarda che fumo, va. Ed
è in progressivo aumento, questo è il numero dato che facciamo. Esatto. Visibile. Allora, in estate la fumarola tende a diminuire. Pisciarelli esce pochissimo fumo perché è l'atmosfera, insomma, che la rende più bassa. Non c'è meno acqua nessuna, quindi i lavori sono. Questo ha un flusso allucinante, è tra le più alte che abbia mai visto, insomma, nella mia vita in zona. La cosa che diceva nessuno di quest'area probabilmente non c'è, sì, questo ci sta, abbiamo detto, ci sono dei rifiuti industriali. Questa è stata tutta fatta, questa colmata, con rifiuti industriali, quindi non possiamo escludere anche materiali pesanti come arsenico, amianto, eternit. Andrebbe fatta anche un'analisi proprio del suolo, ma questa l'abbiamo ma l'analisi del suolo, a dire la verità, bisognava farla prima ancora di fare un perché l'ho detto anche l'altra volta, ma io quando metto un chiodino nel muro di casa per prendere un quadro, io vado a vedere prima se quel muro di casa posso bucare, se ci sta una pietra, se ci sta un tubo dell'acqua, no, un tubo del gas. Insomma, queste attenzioni poco poco noi ce l'abbiamo. Com'è possibile che qua sia successa una cosa del genere? Vabbè ragazzi, io direi soltanto una cosa: siccome io sono senza fiato perché questa cosa non fa bene, mi manca proprio però l'aria. Però a rotazione invito tutti i cittadini, esatto, come a vigilare, chiunque può, nel giorno, nella notte, passate di qua, date un'occhiata. Se trovate un ma soprattutto se vedete persone all'interno, chiamate i carabinieri. Perché non possono entrare. Va bene, comunque la diffida è stata fatta ed è stata mandata sicuramente anche alla procura, per cui siccome è stata fatta ieri, già lunedì possiamo avere possiamo chiedere qualcosa. Fatta stamattina, stamattina, va benissimo, allora può darsi che già lunedì avremo una risposta. E comunque dalla terra di nessuno, perché questa è la terra di nessuno, dal buco delle beffe. Il buco delle beffe, una beffa questa, guarda, non la puoi raccontare questa cosa. Così speriamo che l'attenzione dei cittadini non cali, anche perché questo danno non è un danno che ricade soltanto su quelli che abitano qui. Io vi ricordo che siamo all'interno della caldera, la più pericolosa, tra le più pericolose al mondo, e le esplosioni in questa zona, Dio ne ce ne scampi, mettono a rischio un'area densamente abitata che è la città di Napoli, oltre Pozzuoli che è qui alle spalle. Ok, chiudiamo, aspettate che poi...